para todos, io sono Alessia Latti, una ragazza del liceo classico Alfredo Oriani, frequento il quarto anno. Sono stata 6 mesi in Brasile, ho fatto un intercambio. Colgo l'occasione per ringraziare la mia scuola che mi ha supportato fin dall'inizio, la preside, i professori che mi sono stati sempre vicino. Praticamente abbiamo avuto la fortuna di conoscere un volontario che appunto la preside ha ospitato qui a scuola, che ci ha presentato un po' il progetto e alcuni ragazzi della scuola hanno deciso di iscriversi. Diciamo che il progetto funziona così, bisogna comunque fare dei test sia psicologici che di lingua e poi bisogna vedere appunto se si passa, ovviamente i risultati siano un po' più tardi. Però dico, la scuola mi ha sempre aiutato fin dall'inizio, perché anche a livello cartaceo, perché comunque ci sono molti documenti da firmare, la preside è stata sempre disponibile. Ho notato molte differenze ovviamente, quindi possiamo affermare, come tutti già sanno, che la scuola italiana è molto più seria rispetto alle altre, che però appunto quella brasiliana ha un altro, diciamo, metodo, sia a livello di valutazione che a livello di rapporto con i professori. Come sappiamo tutti, i brasiliani sono molto ospitali, mi sono trovata bene fin dall'inizio anche con i miei amici, e quindi all'inizio si ha la novità, poi però un po' più là bisogna comunque integrarsi, cercare quindi di crescere e maturare, integrandosi da solo. Ovviamente ci sono i periodi, i momenti difficili in cui voglio tornare a casa, però sta proprio lì la sfida, ovvero dici no, voglio resistere, vedere fino a che punto arrivo appunto. E quindi diciamo che la famiglia mi è stata fin dall'inizio vicina, infatti l'ho sempre ringraziato, ho sempre detto davvero grazie, perché non mi avete mai fatto sentire un'estranea. Io sono migliorata in tante cose, infatti mia madre, quando sono tornata a casa, mi ha visto come un'aliena, perché mi facevo il letto da sola o mi alzavo con la sveglia, e quindi diciamo che sono migliorata tanto, sono diventata più responsabile, almeno sono appena tornata, quindi i miglioramenti li devo ancora vedere, però fino ad adesso ho già notato dei cambiamenti da parte mia, quindi niente, volevo ringraziare chi mi ha permesso di fare questa esperienza, perché la consiglierei a tutti. Io consiglio davvero di provarci almeno, perché comunque all'inizio si è un po' senza fiducia, però si dice no, non passerò, però alla fine quando si fanno i test bisogna essere sempre fiduciosi e dire no, ce la farò, perché bisogna avere fiducia in se stessa, alla fine questo è il segreto. È stata una volta, mi sono persa in una città, sì, avevo preso un pullman sbagliato e praticamente io non andai nel pallone, come mi succedeva prima, ma proprio da lì notai che ero cambiata, sì, caratterialmente, perché non ero più quella ragazza ansiosa che appunto ero in passato, ma appunto mi analizzai e dissi no, adesso devo trovare la strada per tornare a casa. Chiesi un po' di informazioni, avendo imparato la lingua, e mi aiutarono a prendere un altro pullman per tornare a casa, quindi tutto tranquillo, questo è un aneddoto un po' simpatico. E poi l'ultimo bellissimo è stata una scalata su una montagna fino a delle cascate, che mi è rimasto proprio impresso con tutta la famiglia, ed è stata l'ultima mia avventura con loro.